Cosa sono gli incel e soprattutto possono essere o possono diventare un problema sociale? Vi rispondo io, sì. Bentornati o benvenuti a Pizza Talk. Io sono Ivano Mingotti, il presentatore di questo programma in cui ogni settimana intervistiamo un ospite molto importante riguardo un determinato tema. Questa settimana il tema è quello degli incel, gli involontariamente celibi. Cosa vuol dire involontariamente celibi? Lo scopriremo durante l'intervista. Quindi, bando alle ciance, io direi di andare subito a sentire cosa ha da dirci Stefano Ventura, psicologo, su questo argomento. Ritengo che non ci sia persona più ferrata e professione più ferrata appunto riguardo questo argomento. E noi ci vediamo dopo la sigla. Se tra l'altro questo format vi piace, il fatto delle interviste a determinati ospiti per determinati argomenti vi piace, vi invito a cliccare sul pulsante dell'iscrizione o della campanella per essere avvisati delle prossime interviste. Quindi, appunto, bando alle ciance, direi di vederci subito dopo la sigla. Allora, ciao Stefano. Cos'è un incel? Allora, incel è un acronimo, okay? Mm-hmm. È una specie di nome inventato peraltro da una donna bisessuale anonima su internet, dal Alana, okay, per descrivere dei maschi eterosessuali che sono involontariamente celibi, involontariamente celibi. Okay. Ovvero che pur desiderando un rapporto romantico o sessuale con una donna non riescono a trovarla. Ok, come mai potrebbe essere una problematica sociale l'esistenza di questi incel? Allora, il punto è che diciamo che un tempo avremmo semplicemente detto che è un amico un po' sfigato, diciamolo francamente, che in quel periodo, in quel momento, per sue caratteristiche personali, non ha trovato una ragazza, una compagna, una donna con cui trattenere una relazione. Okay. In realtà questo è diventato negli ultimi tempi un problema sociale, non tanto sociale quanto legale, perché okay, ci sono stati degli atti terroristici motivati da questa ideologia, cioè i terroristi hanno detto di muoversi perché avevano, diciamo così, perché erano degli incel e volevano colpire alcuni simboli, diciamo, di una cultura oppressiva. Okay. Cerchiamo di capire meglio. Un incel è qualcuno che crede che la selezione sessuale, cioè il modo con cui le donne scelgono gli uomini, avviene in base a tre caratteristiche fondamentali. Okay. L'apparenza, il censo e lo stato. Mm. In inglese look, money and status. Okay. La teoria LMS. Allora, che vuol dire? Vuol dire che le donne sceglierebbero uno, in base a quanto un maschio è fisicamente attraente, due, in base a quanti soldi ha, perché gli può garantire un buon reddito se poi dovesse avere dei figli da quest'uomo, status, perché è una persona importante, quindi quanto è nella scala sociale, quanto è importante. Okay. E quindi le persone che non hanno o che hanno meno attrattiva fisica, disponibilità economica oppure status sociale sarebbero esclusi dalla selezione sessuale. Qual okay è il punto? Il punto è che gli incel affermano che questa situazione è avvenuta dopo la cosiddetta liberazione sessuale del 1968 e con la rivendicazione da parte delle donne di una maggiore autonomia, cosa che ha messo nelle loro mani la scelta dei partner sessuali, che prima invece da una società più patriarcale era organizzata in modo che nessun uomo rimanesse senza una donna, e quindi adesso il punto è che ci sono una certa quantità di uomini che per questo motivo, per questa nuova organizzazione sociale, si ritrovano senza donna. E questo, secondo loro, provocherebbe anche la denatalità, provocherebbe la crisi dei valori occidentali, eccetera, eccetera. Come potete immaginare, è un discorso molto progressista. Okay. Appunto, riguardo a questo, quindi la loro soluzione sarebbe tornare agli anni 50-40?
Sì, anche prima volendo. Cioè, loro vorrebbero che praticamente le convenzioni sociali o addirittura le leggi dello Stato prevedessero che per ogni uomo, non importa chi siate, ci sia una donna. Un Fantastico. po'. Fantastico. Ok, detto così, adesso non voglio ridicolizzare perché dietro questa ideologia, poi alcune ricerche sociali hanno evidenziato che ci sono anche dei disagi personali particolari. Tuttavia, ed è qui che può esserci un vero e proprio rischio anche per la salute delle persone, le persone che poi aderiscono, i maschi eterosessuali che aderiscono a questa ideologia, perché ovviamente non è che se siete appartenente a un'altra categoria potete effettivamente dirvi incel, ok? Queste persone vedono ad esempio la psicoterapia come una sorta di astuta manipolazione sociale che vorrebbe fargli chiudere gli occhi sulla realtà che loro invece hanno visto. Molto spesso usano un altro termine per dirsi a se stessi, non incel, ma red pillati, riferendosi alla scena di Matrix in cui Morpheus dà la pillola rossa a Neo e quando lui prende la pillola rossa vede Matrix e loro sono red pillati, nel senso che vedono la realtà così com'è. E allora, Fantastico. mentre andare in terapia significa pupillarsi, cioè significa farsi ricondizionare e rientrare in Matrix. Ok, allora, detto questo, Fantastico. c'è del vero nelle teorie degli incel? Allora, in parte è vero, cioè in parte è evidente che le donne hanno una predisposizione per persone più attraenti, banalmente. Ovviamente questo è vero anche per gli uomini, però, cioè, nel senso che Esatto. solitamente anche noi cerchiamo, diciamo, dei partner attraenti. Ci sono alcune evidenze statistiche molto discusse, molto discutibili, su quanto sia importante per una donna, tanto lo status sociale della persona, con cui stanno, quanto il livello di reddito. Allora, in realtà non c'è nessuna evidenza conclusiva e questo discorso, diciamo, questi discorsi che poi gli incel assumono nella loro pseudo-teoria, fatemi dire questo, deriva da un aspetto, una branca della ricerca in psicologia che si chiama psicologia evoluzionistica, cioè applicare le teorie dell'evoluzione di Darwin alla psicologia. Da un punto di vista meramente evoluzionistico, una donna che ha un grande investimento nella cura dei figli, pensate che ovviamente per una donna allevare un figlio ha un investimento in termini di tempo, di energie, emotivo e così via, molto maggiore che per un uomo, per fare questo ha bisogno di un compagno che la sostenga e Certo. quindi preferirà compagni che intanto sono in salute per non avere figli che non sono in salute, per questo l'attrazione fisica, per il bell'aspetto, okay? Che di solitamente è un indice di salute. Poi sceglierà qualcuno che la possa sostenere. E ovviamente che abbia una certa importanza nella tribù, quando eravamo calciatori raccoglitori. Il punto però è che le cose poi nella realtà non stanno esattamente così, e qui mi permetto di parlare dal punto di vista personale, perché da me come terapeuta vengono tante donne che lamentano l'esatto opposto, cioè di non trovare partner maschili. E allora qui il discorso diventa più interessante, perché se queste donne lamentano di non riuscire a trovare partner maschili e questi uomini lamentano di non riuscire a trovare partner femminili, forse c'è un problema di assortimento più che di selezione, no? Già, è un problema sociale, Sì, relativo a tutta la società. assolutamente, e il discorso diventa più complesso, ad esempio diventa più complesso la socializzazione, l'organizzazione delle nostre vite, il fatto che abbiamo dei ritmi di lavoro pazzeschi. Per esempio, ho una paziente che mi ha fatto molto simpatica, che mi faceva riflettere sul fatto che lei è divorziata e che un uomo divorziato trova sempre qualcun'altra, mentre una donna divorziata rimane divorziata spesso a vita, cioè nel senso non trova altre occasioni, Strano. perché insomma gli uomini hanno sempre in realtà sembrerebbe il contrario, che la selezione sessuale la facciano gli uomini più che le donne.
Tra l'altro c'è da ricordare anche un'altra cosa, che il mondo che descrivono gli incel, cioè con queste donne così totalmente libere, in grado di dire sì o no a un uomo, eccetera, perché sono indipendenti, è più propaganda che in realtà. Noi sappiamo perfettamente che abbiamo dovuto decidere per legge che gli stipendi delle donne fossero uguali a quelli degli uomini, e si parla del soffitto di cristallo per dire che nelle posizioni elevate di aziende e istituzioni, eccetera, sono pochissime le donne che riescono ad arrivare. Quindi diciamo che tutta questa libertà e indipendenza economica per una donna, insomma, stiamo alla perfetta parità, per cui poi possono permettersi effettivamente lo stesso potere di scelta che potrebbe avere un uomo. Non è che in realtà questa ideologia scaturisce dal fatto che questi incel in realtà abbiano un'elevata difficoltà nel rapportarsi con l'altro sesso e quindi giustifichino il tutto con un ecco, le donne in realtà vogliono solo i maschi fatti in un certo modo. È un po' la tipica scusa dello sfigato, tra virgolette, no? Allora, diciamo che sicuramente questa ideologia serve a giustificare, è una visione del mondo, quindi serve a giustificare una certa situazione personale. E oggi proprio parlavo con un paziente dicendogli che noi abbiamo diciamo così, diciamo un grave difetto nella nostra mente, lo portiamo tutti, anche le persone sane, che si chiama il bias della conferma. Cioè noi andiamo in giro a cercare conferme per le cose che già crediamo. Non cerchiamo le disconferme. Quindi una persona che sente di essere rifiutata e incontra la teoria incel, parlo di un maschio eterosessuale, incontra la teoria incel, grazie al bias della conferma vede confermata l'idea. Allora lo vedi Non che è è colpa vero, mia, è non è colpa della colpa mia. Esatto, società. non solo, e non riesce a. Una volta entrato in questo è molto difficile uscire, ma questo vale per ogni complottismo, per ogni teoria che scusate, che giustifichi qualche nostra credenza, perché è difficile considerare quello che invece smentisce questa teoria. Ad esempio, che magari le donne non sono perfettamente pari agli uomini in questo momento, che non hanno la stessa capacità di scelta, che obiettivamente ci sono delle persone. Io li vedo in giro degli uomini non attraenti che stanno con donne attraenti, quindi non è l'unico motivo per cui una persona si mette con un'altra e così via. Ci sono persone povere che comunque continuano ad avere figli, per cui dire che li fanno soltanto i ricchi è un po' semplificatorio, no? E così via. Infatti. Quindi mettersi lì a criticare questa ideologia, a criticare anche e soprattutto le nostre credenze più intime, è un lavoro duro. Che non tutti sono disposti a fare. Perfetto. Grazie mille Stefano, come al solito è stata un'intervista super interessante. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci seguono. E con voi ragazzi invece ci vediamo dopo la sigla. Lo sapevate che in realtà non esistono solo gli incel, ma anche le femcel, cioè le donne involontariamente celibi? Tra l'altro, le donne involontariamente celibi non sono molto ben viste dagli incel, se che secondo la loro ideologia non tollerano l'esistenza di donne che non riescono a trovare marito. Le ritengono un problema inesistente. Assurdo, vero? Comunque, anche questo Pizza Talk è finito. Io vi ricordo appunto di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella se volete essere aggiornati sulle prossime interviste. E niente, ragazzi. Come al solito, non vi posso dire alla prossima pizza e alla prossima intervista, perché la pizza abbiamo scelto di toglierla una volta buona, cercando di alzare il livello di serietà del programma. Arriverà anche una bella pala con una bella pizza finta, ma non credo che di queste cose vi interessi molto. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima intervista e al prossimo ospite, ok? Alla prossima. Ciao, ragazzi.